Allora, il metodo per che ho trovato per raccogliere Euclide 1, Euclide 2, Pitagora e altre relazioni è questo qui. Si sa che un triangolo rettangolo ha un cateto, un altro cateto, un'ipotenusa. Dopodiché tu ti tiri giù l'altezza e questo è l'angolo a 90 gradi. Cosa si può anche trovare, ed è importante in questo caso per Euclide, questi pezzi di ipotenusa, che uno è relativo dal cateto 1 e la chiamo la proiezione del cateto 1, 2 cateto 2, che praticamente io lo chiamo proiezione di cateto 2, e questo è importante per iniziare un po' a capire perché con queste conoscenze, cateto 1, cateto 2, altezza, ipotenusa e le proiezioni dei due cateti, c'è un modo per ricordarsi e o ricostruire tutte le varie formule del caso e o interpretarle. Ed eccole qua. In sostanza, l'idea che ho fatto è questa. Tu, in sostanza, cosa fai? Io considero un triangolo fatto da pallini, praticamente, e piazzo le frecce come percorsi, dal vertice fino ai piedi e poi da qua fino a qui. Perché? Perché, ad esempio, iniziamo con l'ipotenusa, iniziamo a guardare Euclide 1. Euclide 1 dice che, in sostanza, se abbiamo un bel triangolo rettangolo, di cui conosco l'ipotenusa e il cateto 1, se ci faccio l'area del cateto 1, e guardo la proiezione del suo cateto 1 che è PC1, questa qua la trasporto, moltiplico per tutta la lunghezza dell'ipotenusa e queste due aree sono uguali. E questa qua si dice Euclide 1, giusto? Euclide 1. Ora, come sintetizzare questa cosa? Perché poi anche da qui c'è fuori anche un'altra cosa, che noi partiamo dall'ipotenusa, abbiamo il cateto 1 e poi abbiamo la sua proiezione, giusto? Sono i protagonisti. Allora, Euclide 1, un modo per dirlo è ipotenusa cateto 1 al quadrato e questa qui. Quindi, questo cos'è che abbiamo qua? Da qui abbiamo cateto 1 al quadrato, da qui abbiamo ipotenusa per questo. Quindi diciamo che una formulazione di Euclide è praticamente che C1 al quadrato uguale ipotenusa per la sua proiezione. Ed eccole qua. Ipotenusa C1, che poi al quadrato, e poi ipotenusa per la proiezione è l'area. In sostanza potremmo anche dire, guarda che da qui mi prendo il cateto 1 piccolo ed eccolo qui. Quest'area qua è uguale a tutta l'ipotenusa per la proiezione. Questa proiezione è trasportata qui ad angolo e viene fuori così. Quindi, inoltre, è anche formulabile una cosa del tipo proporzioni, tipo I sta a C1 come C1 sta a PC1. I sta a C1 come C1 sta a PC1. E si legge tranquillamente da qua. I sta a C1 come C1 sta a PC1. Quindi, tu puoi leggere questa direzione qui in questa maniera. C1 al quadrato
il nodo centrale è uguale a ipotenusa per PC1, oppure che I sta a C1 come C1 sta a PC1. Idem dall'altra parte. Praticamente lo stesso triangolo avrà un'ipotenusa, un cateto 2 e una proiezione di cateto 2 in grafica. Avremo ipotenusa, cateto 2 e poi la proiezione di cateto 2. Ora, come si fa il discorso? Come ti dicevo, il cateto 2 si sviluppa al quadrato. Io farò un quadratone grande, tanto. Praticamente la PC2, cioè la proiezione che dove si trasporta a 90 gradi in qua, la si estende per tutta la lunghezza dell'ipotenusa. Ok? E sempre questo che cos'è? È il famoso Euclide 1, sempre primo di Euclide, che dice che quest'area è uguale a questa qua. Anche qua, come prima dicevamo, a partire dal primo, secondo e terzo, possiamo dire che anche l'ipotenusa sta a cateto 2, come cateto 2 sta alla sua proiezione. Oppure possiamo dire che C2 al quadrato è uguale alla moltiplicazione dei due, il primo e l'ultimo, I per PC2, che è esattamente questo. Quest'area è ipotenusa per la proiezione del cateto 2, questa qua è cateto 2 al quadrato. Ecco. Adesso cosa ci manca? Ci mancherebbe Euclide 2, perché diciamo Euclide 1 sviluppato su un cateto, questo qua. Euclide 1 che si sviluppa sull'altro dritto, questo qua, ed è analogo, vedi la percorrenza, eccola qua, rimane Euclide 2. Euclide 2 dove sta e cosa dice? Euclide 2 cos'è che diceva? Diceva che in sostanza diceva che il quadrato, cioè abbiamo sempre un bel nostro triangolo con cateto 1, cateto 2, con le singole proiezioni che dicevamo PC1 e PC2, questa Euclide 2 introduceva l'altezza. L'altezza cos'è che diceva? Diceva che se prendo l'altezza e ne faccio il quadrato, l'altezza la ruoto, ottengo il quadrato dell'altezza, e poi prendo la proiezione del cateto 2, la moltiplico sempre per la proiezione del cateto 1 e ne faccio l'area, queste due sono uguali, quindi il quadrato dell'altezza è uguale alla proiezione di un cateto per la proiezione dell'altro cateto. Come si schematizza questo? Vedi che qua abbiamo già una proiezione e l'altra proiezione, e qua abbiamo l'altezza. Vedi che ci sta? Quindi la chiave di tutto è questa, sempre che termini in mezzo, h alla seconda è uguale al prodotto dei due estremi, PC1 per PC2. In pratica, l'altezza, il quadrato dell'altezza è prodotto della proiezione di C1 e della proiezione di C2. Oppure si legge come anche prima, come con le proporzioni PC1 sta ad H come H sta a PC2. Vedi che è logico. Quindi PC1 sta ad H come H sta a PC2. Quindi qua ritrovi totalmente Euclide 2. Poi, guardando sempre questo schema, viene naturale dire, e Pitagora dove può cascare? Pitagora cosa dice? Pitagora dice che se abbiamo il nostro bel triangolo rettangolo, dice che il quadrato su un cateto più il quadrato sull'altro cateto
sommati danno il quadrato sull'ipotenusa. Ok? Fatalità, eccolo qua, l'ipotenusa al quadrato mi genera un quadratone di ipotenusa. C1, eccolo qua, e C2, eccolo qua. Quindi vedi essenzialmente che questa cosa può funzionare. Quindi adesso, tenendo a mente questo, adesso io vi rifaccio lo schema in maniera molto più pratica e intelligibile. Nella sostanza, vedi qua, che è già molto più comprensibile che prima, scolavocchiato un po', vedi qua in sostanza che abbiamo I, ipotenusa, i tre percorsi, 1, 2 per Euclide 1, Euclide 1, Euclide 1. Quindi abbiamo percorso per Euclide 2, qua la base del triangolo. Infine abbiamo, se vuoi, anche Pitagora qui. I riferimenti sono essenzialmente questo triangolo qui, dove hai le altezze del triangolo C1 e C2 cateti, e poi hai anche la proiezione 1 del cateto 2 e poi tutta l'ipotenusa. Ecco, e questo è quanto. Ok, e sempre come, diciamo, ultimo suggerimento di come utilizzare questa cosa qua, come funziona, come, diciamo, perché tutta questa evoluzione. Perché semplicemente tu la conosci? Se conosci ipotenusa e un cateto, C1 o C2 è uguale, praticamente cos'è? Hai già in linea che la linea che va da I1 a PC1. Hai un terzo elemento sconosciuto, ma che con quale Euclide 1 ti puoi trovare. Se invece, idem per quanto riguarda cateto 2. Se per caso hai simbolizzato così, dici benissimo, io conosco il cateto 2, ipotesi, un cateto e la sua proiezione, ti ricordi del triangolo e dici guarda che nella linea C2 del cateto 2 e della proiezione c'è l'ipotenusa, quindi arrivi all'ipotenusa. In sostanza, tu ti prendi uno dei due lati, oppure anche la base qua. Tu cos'è che hai? Tu conosci H, l'altezza del triangolo, conosci una proiezione. La linea dalla parte bassa è proiezione, sta altezza, come altezza sta a sconosciuto. Te lo ricavi. Che se ad esempio conosci cateto 2 e una proiezione, e sai che triangolo è rettangolo, arrivi all'ipotenusa. Ok? Magari conosci anche l'altezza, al di là di altre possibilità, ma puoi dire sempre da proiezione 2 e l'altezza arrivi alla PC1. Quindi, partendo da solamente queste tre qua, ricavato all'istante con Euclide 1 di qua, Euclide 2 di qua, l'ipotenusa è cateto 1. Ti mancherebbe solo questo, ma con un altro Euclide 1, una formula preferita, ad esempio C1 al secondo uguale al prodotto dei due estremi, ti trovi tutto. Oppure potevi passare ad esempio anche tramite Pitagora, ipotenusa C2, vedi qua, Pitagora viene fuori C1. Questa è un po' la libertà. Ah, una nota, premetto che questa cosa, tutta questa strutturazione piramide è una mia idea e non è niente di accademico o scolastico, è solo un trucco per ricordarsi le varie formule da tutti i campi, IC1, C2, PC1, H e PC2. Se può essere utile, ben venga. Ciao!